Ma gli attori nei film lo fanno davvero? Bene, oggi sono qua per parlarvi di 5 film in cui i protagonisti o le controfigure copulano veramente. Quindi se siete interessati, continuate la visione di questo video. Ciao, sono Fattanerd, bentornati su Chuck e Azione. Ebbene, sembra assurdo che tali cose vengano realizzate veramente, soprattutto dal punto di vista registico, però in ogni caso alcune volte ci sorprendiamo sempre. Innanzitutto vorrei chiarire prima una cosa. Quando parlerò di situazioni legate a persone che copulano, dirò altre parole in maniera tale che ci capiamo. Dirò TikTok. Quando io dirò TikTok vuol dire che l'attore e l'attrice stanno copulando, almeno non ci si sbaglia. Partiamo subito con i film. Dunque, partiamo con Love, un film erotico del 2015, dove i due protagonisti Carl Glassman e Aomi Mayok fanno TikTok nel film e non è una finzione. Ma la cosa importante è che il regista Gaspar Noé in seguito ha deciso di trasmettere il film anche in 3D. Voleva coinvolgere di più il pubblico e probabilmente ci è pure riuscito. Proseguendo abbiamo Nine Songs, film del 2004. Il titolo si riferisce alle canzoni suonate dal vivo durante il film, ma non è l'unica cosa dal vivo che si è verificata sul set. Pare infatti che gli attori Kieran O'Brien e Margot Stiley hanno avuto un vero TikTok con tanto di sorpresa sul finale, quindi ne avrete da vedere delle belle in questo film. Andando avanti abbiamo Short Bus, dove tutto è permesso, che è una commedia erotica del 2006 per la regia di John Cameron Mitchell. Il regista incoraggiava gli attori ad avere dei veri TikTok durante le scene. Il film, provocatorio già di sé per sé, parla proprio di persone che fanno TikTok tutte insieme in un locale particolare. In una scena finale, Mitchell stesso entra in scena prendendo una delle attrici presenti. È una cosa impressionante. Tornando un po' indietro nel tempo, nel 1979 usciva Io, Caligola, film che parlava della famosa vita folle e dissoluta dell'omonimo imperatore romano. Nonostante i tempi la censura fosse molto tosta, nel film si possono vedere numerose scene di TikTok non censurate. Helen Mirren e Malcolm McDowell sono stati gli unici attori tenuti fuori dalle scene di TikTok, che venivano invece filmate in privato. E come ultimo film abbiamo Intimacy nell'intimità, film del 2001 che vinse persino l'Orso d'Oro a Berlino. E in questo film abbiamo un vero e proprio TikTok degli attori Kerry Fox e Mark Rylance. Detto questo, abbiamo appena elencato tutta una serie di film dove abbiamo visto dove può spingersi il cinema al giorno d'oggi. E ora sono curioso di sapere se anche voi siete interessati a scoprirne di più riguardo questo tipo di argomento. E nel caso scrivetemelo nei commenti. Io comunque vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo di seguirmi sui social, iscrivetevi al canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Cartan Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!